L'importanza di vitamina C per il movimento cooperativo è fondamentale, in quanto il tema dell'intergenerazionalità è fondamentale. Peraltro coincide con, è in linea con il quinto principio della cooperazione, che impegna il movimento tutto nei temi che riguardano l'educazione, la formazione, l'informazione, non solo verso i soci, ma anche verso la società, l'opinione pubblica, il territorio e la comunità. Innovazione e sostenibilità sono due parole d'ordine per il mondo cooperativo ed è fondamentale su questi temi coinvolgere le nuove generazioni che non solo hanno più futuro, ma hanno rispetto a questi temi una naturale vocazione e preparazione. La cooperazione in questo senso ha sempre agito in un'ottica di lungo periodo e quindi il guardare avanti è un elemento costitutivo e lo fa oggi ancora di più aderendo all'agenda ONU con i suoi 7 goal e con i suoi obiettivi. Competenze imprenditoriali e competenze digitali si intrecciano inesorabilmente. Sulle competenze digitali in particolare si giocano per il futuro delle partite molto importanti come la cittadinanza e l'accessibilità per ognuno di noi. Io credo che i giovani non abbiano bisogno di promozione delle competenze digitali. Sono competenti in maniera naturale, sono dei nativi digitali. Quello che è importante però è la consapevolezza e insieme la dignità e la libertà. E il movimento cooperativo in questo senso può dire molto e lo può fare nella direzione del bene comune delle future generazioni, perché, come diceva un detto dei nativi americani, noi non ereditiamo la terra dai nostri avi, la prendiamo in prestito dai nostri figli e il nostro dovere è restituirgliela. La cooperazione è la stessa cosa, noi non prendiamo in prestito le cooperative, non ereditiamo le cooperative da chi ci ha preceduto, ma le prendiamo a prestito dai nostri figli e dovremmo restituirgliele.